viviamo fuori dal contesto di Grecia, non abbiamo la cadenza dialettale. E questo è sintomatico, perché noi l'italiano l'abbiamo imparato a scuola, la nostra lingua, la prima lingua, la tedesca, l'arabo. Per cui grazie alle suore, perché come tu sei stata a scuola, non dalle suore. E quindi ecco, noi non abbiamo questo, e poi giusto così una piccola digressione che mi piace fare, sono canzoni d'amore, inventate così, seguendo dei ritmi delle, che hanno tanto a che vedere con il mondo contadino, quando si lavorava e si cantava, si ritornava la sera sull'aria, si ballava, si facevano i primi, c'erano i primi medicamenti, c'erano le prime cose, c'è insomma un mondo sano, un mondo che forse noi di Greci ci continuiamo ancora a così conservare, e credo che la peculiarità più importante. Grazie, scusate. Penso che Antonio deve continuare tu, perché due parole sul libro te le devi dire, se no il libro resta lì pure, no? Niente, veramente sono molto breve e partirò da un, normalmente si parte dalla premessa, si parte da tante cose, io parto dalla copertina. Perché dalla copertina? Perché la copertina ne abbiamo discusso con te, e in effetti il mio romanzo parte da così, con tanta fantasia, con tanti sogni, con tanti desideri, con tante aspettative, dal sempre, cioè dal sesto, settimo secolo avanti Cristo, con i carri tribù che invadevano queste colline, queste montagne. Io ho immaginato che questo personaggio rappresentato sulla copertina potesse essere un volano e quindi chiarire un pochino la mia, ma ovviamente la fantasia e tutto il resto. Ho voluto fare con questo romanzo un discorso storico della storia di Grecia in un lato e della storia anche mia personale, ma non personale perché i personaggi all'interno del romanzo mi appartengono, se no mia moglie potrebbe anche mandarmi a quel paese, insomma, perché ci sono anche delle storie molto belle, delle storie fresche, talmente fresche che si parla di una ragazza che ad un certo punto è caduta dentro l'acqua e insomma è successo quello che è successo, ma è stato un momento pure diciamo legato proprio al contesto richiamato prima da Giovanni. Cioè di noi giovani che venivamo dalla diretta, venivamo da momenti di difficoltà, abbiamo tentato di crescere, di imparare, di studiare questo. E credo che questo ci auguri un po' di tutti quanti, non è la storia mia, ma è la storia di tutta la provincia, e forse almeno un po' di meno, ma certamente di Emilia tutta è caratterizzata da questa peculiarità, cioè da parte di dovere ad ogni costo. Sforzarsi per crescere, per raggiungere degli obiettivi. Purtroppo adesso forse ci siamo appiattiti, e mi ricordo, e quindi e per questo prima dicevo, noi abbiamo il dovere di supportare i ragazzi, ma devono essere i ragazzi a condizionarci, a costringersi ad appoggiare le loro scelte. Tornando al discorso adesso anche in un momento così, Gianluca, io l'ho invitato a titolo personale, insomma, perché non volevo creare il sindaco di Avellino, chiaramente, il sindaco di Grecia avrebbe dovuto essere qui per la legge, ma insomma, niente, fra il sogno e l'ebbrezza, no, ho l'ebbrezza di un sogno, non so se ero ebro quando dicevo queste cose, oppure comunque credo che sia un bel romanzo da leggere molto, molto. Ecco, molto lineare, molto, perché non amo scrivere, fare tanti. Posso fare una domanda molto concreta? Sì. Allora, per dare futuro a Grecia, io ho amato molto che raccontare proprio questo viaggio di questa comunità è particolarissima. Io sono, questo ci può dare anche il mio professore, no? Che sì, un po' come uno che vede un po' le soluzioni dal basso, nel senso che con le proprie competenze minime, però mi chiedo, per sapere i greci, prospettive, far sì che non vuoi stabilire. Nella mia idea, ciò diciamo banale, di come comunque non stiamo
Ma lei pretende una risposta? Io neanche un tentativo, perché in effetti io farò anche l'amministratore per qualche anno lì, dopo succede, farò sempre l'amministratore. E c'erano delle chance e sono state sprecate, io lo dico con grande rammarico, perché vedete, quando c'è sempre qualcuno che è pronto a darti una chance di un posto di lavoro, di soluzione amministrativa e mai un impegno reale, noi non potremmo da nessuna parte. A Greve, vicino Greve, ci sono dei comuni che sono cresciuti in maniera e cresceranno in maniera esponenziale, perché si sono rimboccati le maniche. E una di queste aziende agricole, lo suggeriremo poco in Milano, è una nipote mia. Chi ha lasciato lo studio? No, no, non l'ha lasciato, ha completato gli studi e si è detto che si è rifugiata nella campagna ed è felice. Io noto che qui ad Avellino per il corso non si ride più, ma ci sarà un motivo. Io sono particolarmente felice di questo incontro, perché si parla di greci, si parla di Andres, ma si parla anche di scuola.